Al di là delle indubbie differenze, il fil rouge che lega le tappe dell'evoluzione della forma romanzo dal 700 al secondo 800 è il racconto della realtà con una pretesa crescente di oggettività. Un filo rosso che, dopo il modernismo e la destrutturazione della forma romanzo dei primi del Novecento con le opere di Joyce, Pirandello, Svevo, Virginia Woolf, solo per citarne alcuni, riaffiora prepotentemente nel neorealismo del secondo dopoguerra, nella memorialistica o letteratura di testimonianza, con ripercussioni significative e importanti nella produzione romanzesca contemporanea. Basti pensare al filone narrativo della non fiction novel, un genere che si pone al confine tra letteratura e giornalismo, tra narrazione e inchiesta, il cui esempio più noto al grande pubblico è Gomorra di Roberto Saviano. O ancora, basti pensare alla straordinaria rifioritura del genere del romanzo storico, dalla forma più popolare dei romanzi di Ken Follett alla ricostruzione più complessa e raffinata di romanzi come M di Antonio Scurati. La forma romanzo, nata nel Settecento per raccontare la realtà da un punto di vista diverso e più stratificato rispetto al poema epico-cavalleresco, e sviluppatasi pienamente nell'Ottocento e nel Novecento con una straordinaria varietà di generi, resta ancora oggi lo strumento principe per raccontare la realtà sociale e storica in maniera critica. In questo percorso esploreremo le diverse facce e potenzialità del romanzo e della narrazione realista dal secondo 800 agli anni 2000, soffermandoci in modo particolare su tre aspetti. Il primo: vedremo come una vocazione speciale del romanzo o narrazione realista, anche nell'arte figurativa e nel cinema, sia quella di raccontare i vinti, o meglio, gli strati più umili della società, e di denunciare gli squilibri, le storture e le contraddizioni della modernità. È la finalità che sottende i Malavoglia di Verga, ma anche il cinema neorealista, in particolar modo di Luchino Visconti. Il secondo, scopriremo come un'altra vocazione della narrazione realista sia quella di raccontare i meccanismi di sopraffazione e più in generale la brutale lotta per la vita che investe le fasce più deboli della società, i giovani. E vedremo come, analizzando la novella Rosso Malpelo di Verga, il romanzo Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini e Gomorra di Roberto Saviano. Il terzo, ci soffermeremo infine sulle modalità con cui il romanzo e il cinema hanno cercato di documentare le ferite profonde della storia, quelle prodotte dal secondo conflitto mondiale. Parleremo ancora del cinema neorealista, in particolare di Roberto Rossellini, e analizzeremo se questo è un uomo di Primo Levi, che si colloca nel filone della letteratura memorialistica, pur con molti distinguo.